Arrivo, un salve gente, come sempre io sono T-Shark e sono tornato con un nuovo beatbox tutorial. Questa volta con un beatbox tutorial che mi avete consigliato voi nell'ultimo video che ho pubblicato sul canale, sul video dell'inward drawl. Cazzo, perché questi nomi inglesi proprio non mi riescono, because my English is speakish very shish. Shish. Oggi andremo ad imparare l'inward bass, che è praticamente come il basso grattato, solo che al posto di buttare l'aria in fuori, come ben ci ricordiamo, sul basso grattato, bisogna tirare l'aria in dentro. Che cosa dobbiamo fare per riuscire ad eseguire questo suono? Se avrete notato, quando io faccio l'inward bass, praticamente questa parte della gola va in dentro, semplicemente perché bisogna tirare con questa parte qua. Bisogna mettere la lingua sul palato, almeno a me aiuta tantissimo mettere la lingua sul palato e tirare l'aria in dentro come se stessimo soffocando. Per riuscire ad eseguire questo suono in maniera più semplice e senza fare troppa fatica, vi consiglio come al solito di iniziare a fare il suono prima di tutto piano e poi farlo più forte. Che cosa sto intendendo? Cominciare piano facendo... E poi una volta riusciti a fare questo suono qui, cominciate a tirarlo sempre di più. A me ancora non viene proprio perfetto come dovrebbe e sinceramente da quel che ho notato mi viene anche più alto come suono rispetto agli altri beatboxer che ho sentito. Scusate se mi pulisco dal sudore, se mi asciugo il sudore, però ci sono tipo 15 miliardi di gradi all'ombra e sto morendo di caldo. Allora ragazzi, ricapitolando, bisogna mettere la lingua sul palato, cominciare a fare il suono piano, tirando l'aria in dentro, cercando di soffocare. Non morite per favore, perché sennò dopo a chi cazzo insegna a fare beatbox? Al suono giapponese. Poi piano piano andate avanti cercando di tirare sempre di più. Una volta capito da dove tirare l'aria, dove stringere la gola, cominciate a tirare sempre di più e vi verrà questo suono qui. Questo non è un suono facilissimo, ma non è neanche un suono difficilissimo, diciamo che è un suono di difficoltà medio-alta. Si può inserire sui beat abbastanza facilmente una volta imparato, ma non su tutti, perché non su tutti i beat ci sta. Ad esempio... è abbastanza carino come suono, sembra tanto quello di una rana ermafrodita in calore, però voi sapete che con il beatbox praticamente qualsiasi suono, anche il più stupido, può essere utilizzato per fare appunto beatbox. C'è un secondo metodo per fare l'inward bass, che è quello col naso, ma non ve lo spiegherò oggi, lo farò molto probabilmente domani. E se volete che io domani faccia l'inward bass con il naso, che vi spieghi come si fa, cerchiamo di arrivare a 20, 10 più 10, 20 like su questo video qui. Okay. Se avete dei dubbi, voi come sempre commentate qua sotto, io sarò più che disponibile a rispondervi e a darvi una mano, darvi dei suggerimenti e dei chiarimenti nel caso non avete capito qualcosa. E voi, come sempre, commentate, condividete, mettete like, mettete dislike, date fuoco alla nonna del vostro amico e noi ci rivediamo nel prossimo video.